andiamo a vedere che cosa succede nelle scuole superiori. E abbiamo in collegamento Daniele Franzini, che è rappresentante degli studenti del liceo classico Vitruvio di Formia. Ciao Daniele. Ciao, buonasera. Allora, mi racconti un po' com'è cambiato anche per voi, insomma, l'approccio così alla scuola in tempo di Covid, tra DAD, percorsi alternati, ingressi scaglionati, e chi più ne ha più ne metta. Beh, sicuramente diciamo che quando l'anno scorso a marzo sono state chiuse le scuole per la prima volta, poi qui in provincia sono state chiuse prima, ecco, ricordo benissimo che ci fu il caso di, diciamo, Covid, diciamo, antecedente a quella che poi è stata la chiusura dell'Italia in zona rossa. Da quel momento è cambiato un po' tutto per noi ragazzi, e si è stravolto il nostro mondo e la nostra normalità, no? Entrare a scuola, svegliarsi presto la mattina, perché poi ovviamente avendo tutto a casa, se così vogliamo dire, molti ragazzi, ecco, perdono quella che è la necessità di doversi svegliare alle 7, magari alle 6:30, e si svegliano 10 minuti prima della lezione. È cambiata la normalità di tutti, in particolare quella di noi ragazzi, perché poi, ecco, in primis, oltre ad uscire, noi la nostra vita è basata su quella che è la scuola, e abbiamo forse perso da una parte quello che è il punto di riferimento, no? Che ha sempre condizionato da sempre, da quando siamo piccoli, quella che è la nostra vita, e soprattutto per noi ragazzi del liceo e delle scuole superiori in generale, che siamo stati costretti, ecco, a rimanere a casa, non potendo rientrare a scuola neanche quest'anno. È stato sicuramente un cambiamento brusco, che ha portato anche ovviamente dei risvolti positivi, perché, ecco, va sempre anche cercato quello che è il buono che ne deriva dalle situazioni. Certo, la filosofia del mezzo pieno, che poi è quella, esatto, insomma, che noi cerchiamo di portare avanti con questo, esatto, programma. Esatto, sì, cioè molti professori, anche a volte con il nostro aiuto, ma anche con l'aiuto dei propri figli o comunque dei propri, ecco, coniugi, sono riusciti a migliorare le proprie competenze anche tecniche, o anche attraverso semplicemente l'utilizzo, attraverso il fatto che seguissero corsi di aggiornamento sull'utilizzo del computer. Quindi, ecco, ne abbiamo imparato un po' tutti, se così vogliamo dire, ne abbiamo appreso. Sì. Una battuta, perché insomma molti professori avranno migliorato, insomma, il loro approccio con le nuove tecnologie, ma altri secondo me l'hanno proprio scoperta la nuova tecnologia in questo momento. Sì, se vogliamo dirlo, sì, ecco, alcuni erano, se non completamente strani, comunque all'interno della scuola, poi soprattutto nelle realtà come la nostra, ecco, quindi in realtà magari più piccole di città che non sono delle metropoli, era anche più difficile che la tecnologia entrasse all'interno della scuola, nonostante ad esempio nella nostra scuola, ecco, noi abbiamo un laboratorio di informatica molto ben fornito, anche un laboratorio di fisica, però nonostante ciò, sicuramente, mettiamola così, sicuramente ha avvicinato molto i professori a quella che è la tecnologia, ma allo stesso modo anche noi ragazzi, ecco. Senti, però sì, dimmi. Lunedì c'era il rientro a scuola dopo praticamente che la Regione Lazio aveva deciso di posticipare l'ingresso, insomma, la ripresa delle attività in presenza in tutti gli istituti superiori. Voi, come altri studenti di tutto il territorio regionale, avete protestato dicendo prima la salute e poi, insomma, il resto, manifestando da parte vostra sicuramente una preoccupazione per la diffusione del virus. Mi spieghi il perché di questa protesta, che in alcune parti è stata anche, insomma, contestata, è stata vista un po' come dire, una forma di strumentalizzazione per non tornare a scuola. Sì, ecco, poi diciamo c'erano anche voci contrastanti alla protesta, perché purtroppo ovviamente le proteste e soprattutto l'azione dei ragazzi molto spesso viene strumentalizzata a proprio piacere dalle varie parti politiche, no? Però noi ragazzi, ecco, abbiamo pensato di scioperare anche con gli altri ragazzi del Sud Pontino, perché abbiamo riscontrato che dei problemi che erano, diciamo, alla base di quello che era il rischio del rientro, ovvero ad esempio il sovraffollamento dei trasporti pubblici, perché ormai è risaputo che alle scuole arrivano ragazzi di tutta la zona, cioè alla nostra scuola arrivano anche ragazzi da Mondragone addirittura, per cui potenziare la rete dei trasporti sarebbe stato fondamentale per garantire un rientro sicuro. È una cosa che però agli atti poi non è avvenuta.
Okay. Per cui noi abbiamo indetto questa protesta. Ecco, sì, diciamo che ci sarà sicuramente qualcuno che poi ne ha approfittato, diciamo, per intenti egoistici, però non è questo il motivo, diciamo, che poi porta a poter fare di tutta l'erba un fascio, se così vogliamo dire, no? Io ho letto molti commenti ai post dei principali quotidiani che hanno raccontato queste proteste. Ce n'è uno che mi ha colpito, che ti voglio dire e vorrei, insomma, che tu in qualche modo replicassi. Perché loro dicono: non vogliono entrare a scuola perché hanno paura per la loro sicurezza, ma poi il fine settimana escono tranquillamente con gli amici. Beh, diciamo che è un po', ecco, quello che ripeto, è quella che è la strumentalizzazione e troppo spesso la generalizzazione che si fa sui ragazzi, come se noi ragazzi fossimo degli irresponsabili che ogni sabato vanno in giro a fare gli untori, no? Come era nel tempo di peste, che vanno in giro a toccare le ringhiere, a mettere le mani poi su non so su quali banconi, perché i bar ormai sono tutti chiusi, per cui il sabato sera, seppur, diciamo, si dovesse uscire, quando si esce sempre con il proprio gruppo di ragazzi, per cui si sa sempre cosa i ragazzi hanno fatto. Quando si va a prendere un autobus, ad esempio, insieme ad altre 40-50 persone, non si sa mai quelle altre 40-50 persone cosa hanno fatto, no? Per cui è anche una generalizzazione stupida, a mio avviso, perché nell'uscire con i propri compagni o comunque con i propri amici si conosce il proprio gruppo. Certo. E soprattutto, ecco, a causa delle restrizioni, vorrei sapere, queste persone, davvero, io il sabato ogni tanto sono uscito, ora è un mese che non esco perché ho avuto delle problematiche riguardanti il Covid proprio in famiglia, però vorrei sapere queste persone dove vedono tutti questi ragazzi in giro, perché sabato scorso sono potuto uscire per la prima volta un'ora con i miei amici e non ho notato questo assembramento e questo sovraffollamento di cui parlava nelle piazze. Senti, allora abbiamo parlato degli studenti, quindi insomma il vostro percorso scolastico, però dal punto di vista proprio personale, cioè tipo l'amore al tempo del Covid, com'è? Se c'è, non lo so, io non so se tu sei fidanzato oppure no, insomma. No, al momento no, però ecco, è stato sicuramente, credo di non parlare solo per me, poi ho avuto, ecco, degli amici, per cui sicuramente per i ragazzi il Covid è stato una barriera per qualunque, diciamo, contatto sociale, per cui diciamo, all'interno di questa barriera prevede diciamo, è un muro anche per quanto riguarda le relazioni sentimentali, se così vogliamo dire, no? È un po' una difficoltà maggiore, no? Il distanziamento che va contro a quella che è la chimica anche del semplicemente, diciamo, starsi accanto e tenersi per mano, per cui è sicuramente più difficile, ma come in questo periodo è difficile, però ci siamo sempre adattati a tutto, ci adatteremo anche a questo nella speranza di poter tornare prima o poi a vivere come prima, ma ecco, è una speranza forse effimera, perché nulla mai potrà tornare al passato, no? Le esperienze che viviamo poi ci cambiano del tutto, per cui magari bisogna solo ricordare diciamo, anche le esperienze amorose del passato come per quello che sono state e riadattarsi a quello che è il presente. Senti, allora, volendo uscire un po' dal filone Covid, visto che tu sei giovanissimo, insomma, non è che c'è una certa età come me, come il mio regista Giovanni, insomma, che siamo un bel po' oltre con l'età, ma all'epoca nostra gli amori, insomma, c'era la letterina, tu scrivevi, c'era il sì e c'era il no. All'epoca tua, di te giovanissimo, cioè l'amore, come ve lo cercate? Su Facebook, su Instagram? Cioè, qual è il primo approccio? Raccontaci un po', facci sentire giovani anche a noi. Io, ecco, in questo devo dire che forse sono un po' diciamo atipico come ragazzo, perché non scrivo mai a qualcuno se prima non l'ho visto, diciamo, di persona. Però sì, è ovvio che diciamo, con l'arrivo dei social e soprattutto con, diciamo, l'utilizzo di massa di questi ultimi, anche la concezione di come conoscere una persona è cambiata, cioè ora anche se non si conosce una persona ma si ha una buona impressione da quello che è il suo profilo, molto spesso, ecco, si avvia una conversazione senza neanche averla conosciuta. È una cosa che io trovo un po' strana, perché
a mio avviso, per poterti, diciamo, interessare ad una persona devi prima, diciamo, averla almeno conosciuta di persona per averla sentita parlare, ecco. Però ci si adatta ai tempi, no? Probabilmente tra 30 anni o tra 20 anni sarò io a chiedere ad altri ragazzi come si sente e magari sarò io in primis a dirgli quando io ero più giovane scrivevamo sui social, allora invece voi, no? Quindi è una ripetizione della storia, se così vogliamo dire. Sì, esatto. Senti, ti faccio due domande, ma ti do anche la facoltà di avvalerti della facoltà di non rispondere. La prima è questa: durante le interrogazioni in DAD, curiosità mia, ma qualche foglietto così attaccato al muro, al monitor, da qualunque altra parte, ce l'avete? Ma non confermo e non smentisco, sicuramente ci sono ragazzi che lo fanno. Io personalmente, ma credo che in generale nel mio istituto, i professori hanno una buona fiducia in noi, per cui non abbiamo avuto casi di richieste assurde come quelle di bendarsi gli occhi, no? Per no, cui beh, questa è bellissima, stati, non la sapevo. Ma l'anno scorso tempestati di articoli, no, di professori che chiedevano agli alunni di bendarsi mentre facevano l'interrogazione per paura che questi ultimi copiassero, ecco. Però a mio avviso si va anche a distruggere quello che è un rapporto di fiducia, certo, in questo modo, no? Perché si dimostra al ragazzo che non si ha fiducia in lui. Poi, per carità, ognuno utilizza i propri metodi, però a me sembra anche un po' assurdo dover far bendare un ragazzo in una situazione come quella del Covid, in cui continuiamo a ripeterci di essere comprensivi e poi si arriva a fare addirittura questo. Senti, invece l'ultima curiosità, abbi pazienza, ma insomma io sono un po' così, Giovanni c'è dall'altra parte della regia che mi rimprovera, ma insomma non ci possiamo fare niente. Per sapere, siccome tu ci hai raccontato, insomma, che con la DAD vi alzate più tardi, state a casa, eccetera, ma qualche lezione in pigiama te la sei seguita? Ma io sì, sicuramente, anche più di qualcuna, ma è questo forse è il motivo, diciamo, maggiore per cui io, ecco, mi auspico un rientro, no? Anche perché io poi quest'anno ho la maturità, per cui è nel mio interesse in primis rientrare a scuola per potermi godere anche, perché poi ci si dimentica di questo, a parte quelle che sono le interrogazioni in presenza o no, il mio auspicio è di potermi godere gli ultimi mesi con i miei compagni, ecco. Forse è un'idea un po' romantica, un po' antica, però è questo che io vorrei potermi godere questi ultimi mesi della mia maturità per bene, come tutti i ragazzi, cantando la canzone di Venditti. Di Ecchioni, di Venditti, per cui ecco, sì, è quello che vorrei, no? Semplicemente avere una maturità come tutti gli altri. Purtroppo siamo consapevoli che non è possibile, però ci adattiamo, certo, se si può rientrare con le dovute precauzioni, io sono il primo a voler rientrare, ad accettarlo, perché non vedo l'ora. Io ma come credo anche molti altri, sento anche nei confronti dei professori quello che è un poco contatto con loro. Noi eravamo abituati a tutti i giorni ad avere i professori che passavano tra i banchi, no? Certo, quindi diciamo che voi volete un ritorno a quella che è la normalità, tornare praticamente a questo contatto diretto, tornare insomma, al contatto con i professori, perché poi bisogna prendere sempre il buono da quello che è, diciamo, un'esperienza negativa, però non bisogna abituarsi, perché l'abitudine è un mostro imbattibile, certo. Poi per cui abituarsi alla DAD, certo, la DAD è stato un valido, se così vogliamo dire, sostitutivo della didattica in presenza, ma tornare in presenza il prima possibile resta la mia necessità comunque. È Tiziano Enrico e anche lui è rappresentante degli studenti liceo classico Vitruvio di Formia. Ciao Tiziano. Buonasera, buonasera. Grazie per essere qui, grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi per l'invito. Allora, io partirei proprio dall'origine, cioè dall'inizio della pandemia, quindi da marzo. Vorrei chiederti un po' qual è stata la prima sensazione, cosa hai provato quando ti hanno detto per la prima volta, insomma, che c'era il lockdown, che dovevi rimanere a casa, non potevi uscire, eccetera, quindi cambiare totalmente la tua vita fino a quel momento. Beh, bella domanda, complimenti. Devo dire che è stato
una notizia scioccante, cioè un mix di emozioni da dover controllare e padroneggiare, perché una situazione come questa andava affrontata nel migliore dei modi, quindi restando a casa. Sicuramente noi studenti abbiamo affrontato un periodo molto difficile all'inizio della pandemia, ci siamo sentiti anche privati di alcune libertà, della possibilità di andare a scuola, di rivedere i compagni, no? E quindi passare metà delle nostre giornate davanti ai computer, ai cellulari, in lezione è stato difficile, certo. Sicuramente. E quindi poi siamo stati 8 mesi in DAD, la situazione è rimasta così come la vediamo, anche se ci sono stati dei miglioramenti naturalmente, per poi arrivare ad oggi con dei rientri da parte di molte scuole nelle regioni. Certo, quindi c'è stato appunto questo stravolgimento di quella che era la normalità, ma dopo un anno, perché ormai è passato quasi un anno dall'inizio di tutta l'emergenza, dal primo lockdown, cosa pensi di aver perso? O cosa pensi invece di aver, come dire, acquisito? Ecco, penso che la maggior parte degli studenti abbia perso il contatto, diciamo, il contatto umano a scuola, anche ecco, nella realtà, perché in presenza è tutt'altra cosa, dobbiamo dircelo. Cosa abbiamo invece ottenuto? Forse puoi anche dirmi niente, cioè non è che... Invece no, perché ne siamo usciti un poco più forti. Diciamo, noi giovani siamo capaci di adattarci alle situazioni più difficili come questa, e con questo rientro di 2 giorni fa, dopo tutto quello che è successo, dopo i rinvii del 7, dal 7 all'11, al 18, stiamo tornando man mano ad una normalità che però non sarà come quella di prima, e quindi abbiamo perso anche un po' di affetto, cioè questo distanziamento ci ha allontanati, anche se ecco, il mondo sta cambiando, però sono state fatte anche diverse attività online per far sentire meno questo distanziamento, no? Come ho detto prima. Voi avete organizzato qualcosa online per rimanere vicini, intendo voi amici, voi compagni, perché insomma ho letto sui social di tanti gruppi che sono nati, videochiamate, anche aperitivi online. Sì, tante videochiamate, è vero, quante ore davanti allo schermo per studiare, però anche per sentirci fra di noi, per chiacchierare. Voleva dimostrarsi un momento di comune affetto, e adattarsi vuol dire anche costruirsi dei nuovi strumenti di socialità. Quindi noi ci sentivamo in videochiamata, sì, come hai detto anche tu, aperitivi così, ma per sentire cosa facevamo durante le giornate, quindi ecco, per sentirci più vicini. Domanda un po' forse impertinente, ma tu ti senti un bamboccione? Che domanda. Allora, direi di no, assolutamente no. Cioè, è vero quello che ha detto Daniele, che siamo strumentalizzati, abbiamo visto in TV degli scioperi. Ecco, gli scioperi sono stati strumentalizzati, e anche noi giovani in primis. Ma dietro ci sono delle persone che diciamo utilizzano le altre persone per il proprio tornaconto, ecco, come degli strumenti, come dei semplici strumenti, e non bisogna farsi usare dalla politica. Cioè, noi viviamo in un paese dove siamo liberi, abbiamo dei diritti, quindi c'è sempre chi si approfitta delle persone, e quindi il nostro compito anche come rappresentanti è quello di
di non farsi usare, ecco, come avete detto voi, dalla politica, ma anche di sviluppare un proprio pensiero critico, di non omologarsi, perché tutto ciò aiuta ad una crescita sociale dell'individuo e di noi giovani, che in questo momento stiamo affrontando un periodo difficile. Certo. Senti, ma lunedì è ripartita la didattica in presenza, molti scioperi, ma secondo te, cioè, oggi è stato giusto oppure no riaprire le scuole, riportare la didattica in presenza, e soprattutto è stato organizzato bene la ripartenza? Allora, io parlo come, in primis, vi posso dare la mia opinione come studente, e devo dire che mi sento il dovere di dire che dei cambiamenti ci sono stati. Certo, nella regione Lazio la curva dei contagi rimane alta, quindi la preoccupazione c'è nei giovani, negli studenti come me. E, purtroppo la nostra scuola, ecco, ha fatto di tutto per diminuire la possibilità di contagio. Rimane da sciogliere il nodo dei trasporti, perché il problema principale è quello. Nella nostra zona le corse devono ancora essere potenziate, gli orari che purtroppo portano diversi orari, e quindi i ragazzi tornano a casa tardi. Certo. La scuola, ecco, come dicevo prima, è fatta di relazioni umane, e quindi a scuola si apprende anche per condividere le idee. In un periodo come questo gli studenti sono molto preoccupati, hanno paura del contagio, la paura di potersi ammalare e di portare a casa il Covid, facendo ammalare anche i parenti, quindi vogliono tutelare la salute dei propri familiari. Però questa paura noi la dobbiamo vincere con il distanziamento, con il rispetto delle regole. Quindi per un rientro sicuro a scuola, quella della data del 18, secondo me può essere un po' prematura, però, ma anche perché il governo sta velocizzando la diffusione dei vaccini, la distribuzione dei vaccini. No, dal 1 febbraio, certo, sappiamo che verranno vaccinati i soprattantenni, gli anziani, poi i docenti, il personale ATA. Però non dobbiamo, serve del tempo, dobbiamo attendere. Senti, a proposito di tempo, sì, nel futuro, insomma, medio, breve, lungo, questo insomma nessuno di noi lo sa, quando si potrà, che insomma, diciamo, questa pandemia sarà superata, qual è la prima cosa che vuoi fare che adesso in qualche modo ti è impedita? Allora, la prima cosa è un viaggio con i miei amici, sicuramente. poi un ritorno fra i banchi diverso, ecco, un ritorno fra i banchi diverso, e recuperare il tempo perso, recuperare la socialità. Bello. Senti, viaggio con gli amici, dove vuoi andare? Così io, Giovanni Zeno, il mio regista, prendiamo spunto. Allora, noi del quarto anno del liceo ogni anno andavamo in gita in Grecia. Purtroppo quest'anno, a causa Covid, non ci siamo andati. Però, ecco, il primo viaggio come prima meta è la Grecia. Bene, Giovanni già sta prendendo appunti e cerca già tutte le possibili destinazioni. Senti, invece tu, futuro, sei al quarto anno, quindi insomma ti avvicini anche alla maturità, manca ancora un anno. Cosa vorresti fare dopo? Hai già qualche idea? Faccio un po' gli affari tuoi. Vabbè, allora, medicina sostanzialmente. Bello. Perché mi sento vicino ai medici, agli infermieri, ai virologi, a tutti i medici ospedalieri, ma soprattutto anche agli psicologi, che in questo momento stanno aiutando molto, e quindi vorrei dare una mano anch'io in futuro come medico. Ma è qualcosa che volevi fare già prima, oppure è stata questa emergenza che ti ha fatto capire questa? Allora, diciamo che è un desiderio profondo già da diversi anni, però questa emergenza sanitaria mi ha fatto capire delle cose.
e mi ha fatto capire l'importanza del ruolo di noi giovani, di noi studenti in primis.